Beh, è una risposta importante per tutta la vallata del Cesano. Con l'assestamento di bilancio sono stati stanziati 1.700.000 euro per il completamento della variante di San Lorenzo in Campo. La variante di San Lorenzo in Campo era stata realizzata con un primo stralcio e poi la provincia non aveva avuto la possibilità di completare i lavori a causa, non per mancanza di risorse, ma a causa dei vincoli del patto di stabilità. Poi il cambiamento di funzioni delle province ha portato le competenze alla regione. Con l'assestamento di bilancio si prevedono 1.700.000 euro e per questo voglio ringraziare anche la proposta fatta dal Presidente Ceriscioli e dalla Giunta regionale per completare quest'opera, che è di fatto un'incompiuta e l'opera finora realizzata non consente di migliorare le condizioni di viabilità non solo di San Lorenzo in Campo, ma dell'intera vallata. Quindi credo che sia un'opera importante e strategica per il futuro dal punto di vista economico, imprenditoriale, ma anche sociale di tutta la vallata. L'anno scorso avevamo già stanziato 500.000 euro per completare gli espropri, anche perché c'erano dei vincoli che avevano una scadenza e quindi con i 500.000 euro degli espropri sui quali la provincia ha proceduto con i lavori e con il 1.700.000, a questo punto, quando l'assestamento di bilancio sarà definitivamente votato dal Consiglio regionale, le risorse saranno attribuite alla provincia e la provincia potrà appaltare i lavori. Per cui contiamo che per il 2019 quest'opera possa essere definitivamente completata. È un'opera importante che dà le risposte a tutti i comuni della vallata ed è una vallata importante non solo della provincia di Pesaro e Urbino, ma dell'intera regione Marche.